www.abiglobalservice.com www.moranoleggi.com. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. Signore e signori, buon venerdì sera, buon venerdì 25 di giugno, ci stiamo avviando verso la fine del mese, l'arrivo poi del mese di luglio con tante persone che stanno per andare in vacanza e tante che sono già in vacanza, e noi partiamo con il nostro telegiornale di oggi con intanto una rettifica, nel senso che in alcuni servizi della settimana dell'ultimo telegiornale, del telegiornale scorso, a proposito del convegno in Castello a Bardi sui Grimaldi e i Landi, abbiamo parlato al posto di Grimaldi di Ranieri. Chiediamo scusa per questo errore segnalatoci peraltro dal segretario del Centro Studi Valceno Beppe Conti, che ringraziamo intanto per seguire il nostro telegiornale, ma soprattutto per l'attenzione, per la correzione assolutamente dovuta, quindi grazie per averci corretto. Quindi siamo qua, se c'è qualche rettifica da fare siamo sempre ben disponibili. Partiamo con la prima notizia di oggi, scendiamo da Bardi al paese più basso di cui ci occupiamo, Medesano, tra Collecchio e Medesano siamo lì, dove alcuni controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Salso Maggiore Terme, di cui Medesano, Fornovo e Collecchio fanno parte, per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti ed ogni forma di illegalità, hanno portato i carabinieri della stazione di Medesano ad arrestare un 37enne campano, a carico del quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per i reati di rapina e traffico di sostanze stupefacenti. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2018 e il 2020 ed episodi delittuosi avvenuti nel quartiere di Rione Traiano a Napoli. L'uomo, gravato da altri precedenti di polizia specifici e già sottoposto a regime di arresti domiciliare per altri fatti, è stato tradotto presso la casa circondariale di Via Burla a Parma. Andiamo adesso al primo servizio di oggi, ritorniamo di nuovo a Bardi con una giornata importante. Ieri per Bardi, nonostante fosse un giorno feriale, si è festeggiato il santo patrono San Giovanni. Nella giornata di ieri, 24 giugno, festa di San Giovanni, tutti sono andati alla tortellata nella notte tra il 23 e il 24, a Bardi si è festeggiato il patrono, proprio San Giovanni. Momento clou dei festeggiamenti è la Santa Messa celebrata da Don Luigi. Subito dopo la messa, diversi gli interventi da parte delle autorità e diversi momenti importanti. Ve li facciamo vedere grazie alle immagini di Gisella Bertorelli. Il primo intervento è stato quello del sindaco Giancarlo Mandelli, che dopo aver raccontato delle difficoltà di quest'ultimo anno, o meglio di quest'ultimo anno e mezzo, ha annunciato il cittadino onorario di quest'anno, che è il Milite Ignote. Quindi intervenuta una rappresentanza della Guardia d'Onore al Milite Ignoto, che ha spiegato chi è il Milite Ignoto e perché è importante questo riconoscimento. Infine il momento più atteso e più importante, quello della premiazione dei quadri più belli su Bardi, sul suo territorio. Alla presenza delle autorità religiose e civili, compreso il comandante, il capitano Filippo Cravotta della compagnia di Borgotaro, delle associazioni e della giuria presente quasi al completo, sono risultati premiati la fascia 0-3-6 anni, quindi la fascia dell'asilo. E per questa fascia vince con un bellissimo disegno che rappresenta il cavallo bardigiano, e vince Ginevra Bertorelli, che chiamo vicino a me. C'è la mamma, facciamo vedere la mamma Romina. L'abbiamo mandata all'asilo. La mamma Romina aspetta, che prenderà i pastelli e anche una bella targhetta. Fascia 6. 11 anni, 12 è di Giovanna. Brava Giovanna! E questo di Giovanna è un acquarello
con la rappresentazione del nostro castello e del fiume Ceno, quindi il nostro paesaggio. Bravissima Giovanna, e anche per lei abbiamo una bella tavola e i pastelli anche a lei. Brava Giovanna, una menzione speciale della giuria che è stata data a uno scorcio di Bardi, e soprattutto per la tecnica in questo caso, alla signora Jennifer Ann Shelton. Il primo premio è stato dato a Domenico Allodi, l'abbiamo intitolato L'attesa. Questa è la rappresentazione di una persona anziana che sta aspettando, che sta pensando, e adesso anzi chiediamo all'autore cosa ha voluto rappresentare con questo quadro. Ho voluto rappresentare tutti i nonni di Bardi, con un ricordo del mio nonno e tutti i nonni che sono qua e non ci sono più. C'era l'imbarazzo. Insomma, qui i bambini comunque sono più ligi al dovere che i genitori che gli altri. Era un giorno feriale e la bimba che ha vinto il primo premio nella fascia 3-6 anni ha deciso di andare all'asilo. Complimenti per la sua correttezza nei confronti dei compagni di classe. Andiamo alla prossima notizia, scendiamo a Fornovo con le manifestazioni dell'estate 2021 per il paese della Bassa Valtaro, con l'intervista all'assessore Alessandro Savi. Buonasera, allora siamo riusciti a pubblicare proprio ieri il calendario degli eventi estivo per quanto riguarda tutte le manifestazioni, gli eventi culturali, i laboratori per bambini e famiglie in collaborazione con le associazioni del comune. Inizia proprio con questo primo fine settimana ricco di eventi, sabato l'inaugurazione di una nuova panchina davanti al comune, dove si trova un percorso di panchine colorate legate a diverse tematiche. Inaugureremo la panchina in occasione della settimana per la gentilezza, la panchina viola, questo sabato sera, grazie alla collaborazione di Fornovo Sport, il Circo Lancescao, il Foro Boario, Maxi Schermo con la partita Italia-Austria. Poi lo stesso sabato, questo sabato, il secondo appuntamento di Piazza Antica, il mercatino di vintage antiquariato che Proloco e Arci hanno provato a lanciare, inaugurare con un grande successo l'ultimo sabato di ogni mese per la prima volta a maggio, e da qui in avanti per tutta l'estate, grazie alla collaborazione con le associazioni, con molta cura e attenzione siamo riusciti a garantire di settimana in settimana e soprattutto nei fine settimana in diverse zone del paese una serie di eventi, concerti, momenti per i bambini, letture e laboratori, una forte attenzione sui più piccoli che sempre ci hanno riempito e ci riempiono le strade e le piazze. Il progetto Nuovi Mondi, un progetto che abbiamo portato all'attenzione della consulta dei migranti nel mondo dell'Emilia Romagna, un progetto per cui siamo arrivati secondi e che quindi ci verrà finanziato in larga parte, incentrato sui nostri emigrati, in particolare nel Sud America, che nella storia sono tanti, insieme al comune di Pellegrino, di Compiano, un progetto quindi proprio legato al territorio, che a Fornovo vede due appuntamenti. Il primo in Piazza Matteotti il 2 luglio, una serata dedicata alla musica e alle immagini, con la partecipazione del Produzioni Campanini per quanto riguarda la musica, e Previdi e le sue raccolte fotografiche. Il secondo appuntamento sarà il sabato, diciamo, della fiera, primo agosto, qui in Piazza del Comune, un grande concerto sul tema Sud America. E durante luglio poi il cinema all'aperto, grazie all'associazione Angelo Savi, cinema al chiaro di lux nell'area parrocchiale, 4 giovedì con 4 film differenti di settimana in settimana. E poi, come accennavo, la fiera, ridotta a 2 giorni per diversi motivi
economici, organizzativi, insieme a Proloco abbiamo pensato di concentrarci su sabato 31 e domenica 1 agosto. Il programma della fiera è ancora in definizione, però prevederà naturalmente spazio per le associazioni, aree mercatali e momenti aggregativi. Il calendario è consultabile sul sito del comune, oggi verrà pubblicato anche sulla pagina Facebook. L'impegno che ci siamo dati è quello di integrarlo con qualche appuntamento in più nelle frazioni, e per il resto vi invito a dare un'occhiata e a prenotarvi nei momenti, nelle serate che più gradite, perché è piuttosto ricco. Grazie. Andiamo adesso a Collecchio con il Consiglio Comunale del 15 di giugno, interrogazione del consigliere Francesco Fedele sui dettagli del programma della Fiera della Croce di settembre. La risposta della sindaca Maristella Galli. Chiedevo se per caso sulla sagra si è incominciato a ragionare, se si sa qualcosa e cosa si farà eventualmente. Sindaca, prego. Io aspettavo la chiusura dell'emergenza che era stata decisa dal 31 luglio per cominciare a ragionare. Adesso siamo in zona bianca, quindi si può anche cominciare a pensare, però per il discorso giostre, mica giostre, bancarelle, eccetera, io aspettavo ancora un attimo a decidere quella parte lì. E quindi poi magari ci risentiamo più avanti. Però ci sono state alcune cose che abbiamo dovuto decidere già adesso, perché devi fermare degli spettacoli o dei concerti, per cui ci sono alcune cose che sono state fissate, che adesso ve le posso dire, mentre ce ne sono altre che vanno un po' condivise con le associazioni, che vanno decise insieme, per cui prevediamo un incontro, però aspettavo un pochino più avanti per avere più certezza su com'è la situazione. Non sarà facile decidere sia per le giostre che per le bancarelle, perché avete visto già anche l'anno scorso, l'altro anno, insomma, è una decisione non piccola. Quindi aspettavo anche a vedere come si svolgono altre fiere di paese nei dintorni, vedere come vanno e vedere anche sentire i consigli anche degli altri. Per quanto riguarda le cose già fissate, abbiamo una serata di danza il 9 settembre e il concerto per Jimmy il 10 di settembre. L'operetta l'11, che è un sabato, e nello stesso giorno l'inaugurazione della mostra Un bacio e mille ancora, sul ritorno al rapporto fisico tra le persone, mentre la settimana dopo ci sarà il concerto della banda il 17, una probabile sfilata di bande il 18, oltre alla sfilata normale della nostra banda, e alla sera del 18 la Toscanini. Questi sono alcuni eventi già fissati, perché dovevano per forza essere calendarizzati. Però, ecco, per esempio, l'altro giorno abbiamo fatto questo incontro con Butzbach, con i rappresentanti, col sindaco Merle, Cristina e gli altri, e abbiamo saputo che verrebbero in 6 o 7 da Butzbach in settembre. Quindi per fare questa cosa dovremo per forza adesso vederci anche con le associazioni che hanno sempre seguito Butzbach e mettersi d'accordo anche di cosa fare, come accoglierli per questi due giorni in cui verrebbero, e loro a loro volta ci hanno chiesto di andare poi in ottobre a Butzbach. Quindi io direi di aspettare ancora un po' per vedere com'è la situazione e poi di cominciare poi a riunirci e a vedere, sentire i pareri di tutti e vedere se ci sono altre iniziative da proporre. Queste erano quelle già fissate, perché bisognava farlo per tempo. Galli, sindaco di Collecchio, ma c'è un altro Galli che non è proprio a Collecchio ma gironzola per il nostro Appennino, è il presidente dell'AIGAI, l'associazione delle guide ambientali escursionistiche italiane. Noi l'abbiamo intervistato in occasione della prima puntata di Serie d'Estate in Appennino lo scorso venerdì sera. Davvero tanti gli spunti interessanti da parte sua, ma anche da parte di tanti altri ospiti presenti. Noi vi diamo un assaggio di questo pezzo di intervista che potete trovare tra qualche giorno, nei prossimi giorni, anche sul nostro canale YouTube, youtube.com/tgparmense. Ci sarà la trasmissione integrale che dura più di un'ora e mezzo, quindi un bel impegno per guardarla tutta, ma potrete anche, grazie a YouTube, scorrere avanti e indietro con gli ospiti che più vi aggradano. Ma lasciamo la parola a Davide Galli.
Veniamo al tema della serata. Sicuramente il turismo in Appennino non è insostenibile a causa dei grandi numeri, perché non ci sono grandi numeri in Appennino. Ci sono altri rischi di insostenibilità per il turismo in Appennino? Se sì, quali? Ma in generale comunque dobbiamo stare attenti a preservare un turismo che sia diffuso ed stagionalizzato. Cioè non dobbiamo fare alcuni errori che sono stati fatti in passato, di credere che ci potessero essere dei boom e ad esempio costruire tanto, costruire male. Tutti abbiamo visto alberghi di 5 piani abbandonati nel nulla, quindi a volte anche quando faccio la Via degli Abati, l'anno scorso è stato un anno di boom, l'abbiamo già detto, e quest'anno lo sarà ancora di più. Io ho eseguito le prenotazioni delle attività estive già da settimane, c'è il tutto pieno con le attività con i ragazzi, con le Vie degli Abati che farò per ben 3 volte. Però agli albergatori dico: non fatevi prendere la mano, cresciamo un po' alla volta, piuttosto creiamo percorsi paralleli. A Bologna la Via degli Dei l'anno scorso è stata la grande moda. A un certo punto, giustamente, hanno iniziato a proporre la Via della Lana e della Seta parallelamente, proprio perché bisogna comunque preservare un tipo di turismo che è calmo, lento e che distribuisca le persone su tutti i territori. Tanto in Appennino c'è bellezza ovunque ci si giri. Quali sono le peculiarità naturalistiche dei territori appenninici, visto che tu ne hai fatti tanti di percorsi lungo i territori appenninici? Quanti chilometri hai fatto secondo te fino adesso in Appennino? Per un po' mi misuravo, cioè viaggiavo comunque a piedi. Non c'è un GPS che guarda tutto il percorso del mondo che hai fatto? Ma un 1300-1400 chilometri all'anno si fanno tranquillamente. Ho appena terminato con un gruppo di guide un percorso di 218 chilometri da Milano a Sestri Levante e ovviamente abbiamo poi attraversato tutto l'Appennino. Quindi senza il treno però. Senza il treno, abbiamo camminato. E anche abbiamo... perché i treni non ci sono in questo periodo, solo pullman peraltro per collegare. Sì, sì, sì. Quindi la bellezza dell'Appennino sono i borghi e poi comunque la natura cambia in continuazione, perché le caratteristiche anche geologiche, in particolare di questa zona, sono molto particolari. Quindi basta che cambi un contesto che le fioriture cambiano completamente e poi abbiamo un importante ritorno della fauna in questi territori e devo dire che in generale comunque lo stato della natura in Appennino è in ottima salute, quindi noi possiamo regalare una natura incontaminata, questo sì. Quindi forse magari l'hai già detto, ma se ti viene in mente qualcun altro, quali punti di forza dell'Appennino che non sono ancora stati sufficientemente valorizzati, anche perché magari lo facciamo far sapere al direttore di Visite Emilia, del GAL, quali? Ma la rete senteristica per fortuna è diventata finalmente un valore che sta al centro. E, sicuramente il recupero dei borghi abbandonati, anche con dei percorsi ad hoc, non per forza dobbiamo ripartirle e farli riabitare, perché in alcuni casi non sono più raggiunti da infrastrutture, però certamente c'è una forte attrazione da parte delle persone. Tutte le volte che io scrivo nascosto, segreto, sconosciuto, vengono ovviamente subito, faccio il boom. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a 2 passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Global Service a Madregolo di Collecchio, azienda giovane e dinamica, al passo con le nuove tecnologie e attenta al rispetto delle tradizioni. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. AB Global Service, via Madonnina 7 a Madregolo di Collecchio. Montagna 2000 si candida a gestire le risorse naturali del territorio al minor costo ambientale, energetico e sociale possibile. Valori fondanti.
garantire la salute e la sicurezza del personale, degli utenti e dei cittadini. Dare supporto alle famiglie del nostro personale per la formazione dei loro figli. Fornire un'acqua sicura e di qualità. Coprire il nostro fabbisogno con energie rinnovabili autoprodotte. Ghiotto, da 40 anni nella ristorazione, a Viazzano e a Fornovo. Cibi freschi e genuini, soluzioni personali per scuole e somministrazioni in azienda. Pasti di altissima qualità con prezzi da mensa. Il Ghiotto, quartiere artigianale a Fornovo Taro in via di Vittorio 48 e a Viazzano ai piani di riva 8. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. A Parma, Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale. Progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati. In Italia e nel mondo, con personale altamente qualificato. Valfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Mora Noleggi, via Grandi 3 a Fornovo. Movimento terra, piattaforme aeree, autocarri, apparecchi di sollevamento. Da oltre 20 anni al servizio dei clienti, 24 ore su 24, con qualità, serietà e professionalità. www.moranoleggi.com, sgombero neve, escavazioni, verde. Mora Noleggi, via Grandi 3 a Fornovo Taro. Uno sportello informativo a difesa dei cittadini per promuovere la tutela dei diritti, dei loro diritti nel ruolo di consumatori e utenti di beni e servizi. L'amministrazione comunale di Collecchio, spiega la sindaca Maristella Galli, ha scelto quindi di sostenere la difesa dei diritti fondamentali dei consumatori attivando uno sportello informativo in collaborazione con l'associazione Feder Consumatori di Parma. Insomma, quindi un modo per chi pensa di essere stato truffato, aver avuto difficoltà con qualcheduno, di rivolgersi a questa associazione che tutela proprio i consumatori. Il progetto non propone solo un servizio richiesta, peraltro molto importante, conclude la Galli, ma è anche l'occasione per promuovere iniziative pubbliche, incontri e conferenze finalizzate a far crescere una sempre maggiore consapevolezza nei cittadini rispetto ai loro diritti di consumatori. Andiamo adesso a parlare di spettacolo. Ieri mattina, come di consueto giovedì mattina, dalle 11 alle 12.07 si tiene la trasmissione Buongiorno Parmense, una trasmissione in cui parliamo di diversi argomenti del nostro territorio, ma anche di diversi cittadini del nostro territorio. Abbiamo dialogato con una cittadina parmense che mi sembra che abiti a Salso Maggiore, una cittadina parmense che ha calcato le scene dei teatri e dei luoghi di spettacolo più importanti tra gli anni 70 e gli anni 80 e anche dopo, anche ultimamente, un artista che ha conosciuto personaggi importanti come ad esempio Gino Bramieri, il compianto e bravissimo barzallettiere che è morto oramai da diverse decine d'anni, ma che nelle persone un po' più su di età lascia ancora un piacevole ricordo e un delicato sorriso sulle labbra quando solo si parla di lui. Ascoltiamo Enza Kucic, che è colei che ha avuto modo di lavorare con Gino Bramieri. Sono venuti a cercarmi perché cercavano la seconda corista per il tournée di Gino Bramieri. Ah. E mio papà mi ha detto, dunque, da sola no, perché non se ne avevo 14 anni, puoi immaginare. Una bimba quasi, sì. E quindi avevo seguito la zia. Io quella tournée non ho guadagnato nulla, perché mio papà ha detto, basta che non ci sia da spendere dei soldi e poi lo può fare. Quindi avevo la zia a seguito, costavamo il doppio, ma anche il caporchestra ha guadagnato il doppio. Ecco. Ecco. E niente, da lì dai 40 giorni. Com'era Gino Bramieri intanto? Com'era Gino Bramieri? Che hai visto? Com'era Gino Bramieri? Era una persona splendida,
sempre cordiale, un vero signore, fuori e dietro al palco. Cioè, era una cosa, ha avuto un incidente in macchina, in autostrada, quando dovevamo fare una serata dalle parti di Lucca. È arrivato in ritardo. Gino, cos'è successo? Avevo bucato, ho dovuto cambiare la gomma. Ma non ti ha aiutato nessuno? No, taci. Che tutti quelli che mi vedevano scendevano e mi chiedevano: Gino, raccontaci una barzelletta. No! Ci ha messo una vita. Ma era simpatico anche fuori, o come tanti comici invece poi sotto, in privato era un po' ombroso? Guarda, in privato, no, non era ombroso, era molto riservato però. Cioè, se avevi bisogno di parlargli, lui c'era sempre, in qualsiasi momento. Le mie bambine ci chiamava. Eravamo io e Tiziana Rivale, attenzione. Ah, però, un pezzo Tiziana, grosso anche di Tiziana là. Rivale, che ancora non era Tiziana Amore, Rivale, certo. Perché qui parliamo del 1978. Uh-huh. Poi, infatti, è stato lui a capire la potenza di Tiziana e a darle l'input giusto, le conoscenze giuste. Avrai un po' di foto di questo periodo che giustamente ci farai avere in futuro e faremo un pezzo su tutte queste tue... una ce l'ho. Bello. Sai, allora, avrei voluto la macchina del tempo, perché se avessimo avuto i telefonini di adesso, allora, sì, avrei degli album fotografici pazzeschi. Meraviglioso. Brava. A Sivizzano, vi sarà Sivizzano in festa per il 40° dell'apparizione della Madonna di Međugorje il 25 giugno, quindi è stata l'apparizione della Madonna di Međugorje è stata il 25 giugno del 1981 e il 25 del giugno del 2021, quindi oggi c'è l'anniversario del quarantennale della prima apparizione. Ebbene, domani, per ricordare questo quarantennale, alle ore 17 il gruppo Insieme per Maria, diretto dalla maestra Rosanna Guarnieri e con la partecipazione alla tastiera di Alessandro Pesce, ha preparato nella chiesa di Sivizzano un concerto dedicato alla Madonna, che potete quindi andare a seguire, partecipare anche voi a questo evento. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete concesso questa sera, vi ricordo l'appuntamento con TG Parmense, che è per il prossimo lunedì, domani sera la replica del TG di oggi, e per domenica sera quindi l'appuntamento di nuovo con Serie d'Estate da Appennino, la prima puntata trasmessa da Bardi lo scorso settimana, con anche ospiti importanti. Abbiamo il direttore di Visite Emilia, il direttore del GAL del Ducato Pattoneri, il presidente, l'amministratore delegato della Dallara Automobile Andrea Pontremoli, Davide Galli, l'ingegner Fulvi, sindaco di Bardi e il presidente della cooperativa di Aspro Rosso. Spero di non essermi dimenticato nessuno, ma lo vedrete comunque nell'appuntamento domenicale. Grazie, buona serata e buona fine settimana a tutti.